una domanda per il professor Rossetti. Nel successo che avete avuto con il fiume Serchio, un elemento fondamentale e chiaro è stato, diciamo, l'infiltrazione del territorio circostante, quindi una quantità di immagazzinamento più grande. Però lei all'inizio aveva anche parlato di trovare delle sorgenti ulteriori rispetto a quelle dei corsi d'acqua, quindi avete anche diciamo, sfruttato la trasformazione delle acque urbane o soltanto, diciamo, provenienti da fiumicelli circostanti. Grazie. Allora, il caso del Serchio, guardi, è un caso esemplare a livello globale, tant'è vero che è uno dei 28 casi che l'UNESCO ha selezionato per una pubblicazione su casi esemplari, anche per il quantitativo di acqua che fornisce, ed è un caso che, diciamo, nasce dalle intuizioni del territorio già negli anni 60. Quindi non so se qualcuno ha conosciuto il professor Raffaello Nardi, che è deceduto proprio lo scorso anno, che ebbe questa, il segretario anche del distretto del Po, del Serchio, ebbe questa intuizione di costruire questi pozzi, perché non capì proprio bene cosa succedeva, però vide che fornivano acqua continuamente. Oggi sappiamo che l'acqua che emungono questi pozzi è acqua di fiume, quindi la chiamiamo ricarica indotta di subalveo, perché quello che facciamo è perforare l'acquifero, mettere energia attraverso la pompa nel pozzo, e questa energia richiama acqua di fiume nel sistema. Dopodiché l'altro successo è stato di creare un piccolo sbarramento sul fiume del costo, oggi attualizzato, di 1.200.000 euro, qualcosa di questo tipo, per aumentare l'invaso nell'acquifero lateralmente a questo sistema di pozzi, in modo da mettere in sicurezza l'approvvigionamento anche in periodi di siccità, perché il Serchio, come questi fiumi, li chiamiamo fiumi ma in verità sono dei torrentoni, ecco. Quindi passa anche da portate di migliaia di metri cubi al secondo a portate nel periodo estivo di 5-6 metri cubi, quindi tre ordini di grandezza. Per quanto riguarda l'uso dei reflui trattati, in Italia è possibile farlo a fini irrigui, cioè noi possiamo prendere il refluo, fargli un trattamento ulteriore rispetto al secondario, un trattamento terziario, e poi distribuirlo per l'irrigazione. Ci sono vari esempi. Due li abbiamo costruiti noi in Toscana, proprio lì dove, nell'area del bacino di ricarica. Uno dei due è a supporto, ad esempio, dell'industria Ital Food, del pomodoro Petti, per capirci. Ecco, forse conoscete questo marchio, per garantire la stabilizzazione della produzione e non incorrere ai periodi di siccità, che quindi non garantivano più la fornitura del prodotto fresco da poi trasformare. È stato realizzato un impianto con 300.000 euro e tempi di realizzazione anche lì 12 mesi, che in un anno, dal 2017 al 2018, ha permesso alla Petti di produrre con continuità senza che gli mancasse il pomodoro e dovesse andare da altre parti. Per il resto, ricaricare con i reflui trattati in Italia non è possibile oggi. Ne abbiamo discusso anche in sede del decreto siccità. Devo dire che alla fine deve succedere un po' come ha fatto l'Emilia Romagna. L'Emilia Romagna è partita senza legge. Cioè, quando l'Emilia Romagna ha cominciato a realizzare il primo impianto non c'era la legge. Okay? Quindi molto spesso le esigenze dei territori e le idee sono anche, vanno avanti alle lentezze della politica, ecco. Per cui, dopodiché, la siccità del 2000, dei periodi di siccità tra 2012 e 2015 hanno dato una spinta a questi sistemi. Per cui credo che nel futuro prossimo anche in Italia, per alcuni casi particolari, gli acquiferi salinizzati, in cui l'intrusione salina ha raggiunto 5-6 km dalla linea di costa, provare a respingerla a mare creando delle barriere idrauliche
spingendo acqua trattata nel sottosuolo sia un'ottima idea. Ecco, questa ci permetterebbe di ovviare un problema. Sono cose che ad esempio Malta ha cominciato a fare tranquillamente anche loro senza avere la normativa.